partita insomma da dentro fuori. Di solito ci vuole un mix, però ti chiedo, sono partite in cui conta di più la testa, conta di più il cuore, come si affronta, come si dice? Beh, entrambe le cose sono importanti, anche se questa è una partita che immagino il cuore è inutile menzionarlo, ci sarà per forza. C'è una motivazione da ambedue le squadre molto forte. Loro ci avevano fatto già l'abitudine, per noi invece è arrivata in maniera inaspettata questa felice sorpresa, quindi siamo un po' eccitati come il bambino quando aspetta il regalo. Ecco, forse questa eccitazione, che potrebbe essere un punto a nostro favore, allo stesso tempo potrebbe rivelarsi un pochettino controproducente, perché l'ansia, io continuo a dire da un po' che personalmente noi non siamo in grado di saperla gestire, e quindi dobbiamo avere solamente la tranquillità di giocare a calcio, poi il resto se avrà bisogno di un'ulteriore carica, poi vediamo cosa fare, però i ragazzi devono essere sereni e spensierati, che ciò non significa non avere la responsabilità o capire l'importanza della gara, è esattamente il contrario, però noi dobbiamo avere quella leggerezza mentale che ci consente di giocare a calcio, cosa che invece a Pomigliano non ho visto, e probabilmente la troppa preoccupazione li ha un pochettino spenti, anche se poi obiettivamente non è che abbiamo subito, ma non siamo stati i soliti di sempre. Un'altra arma in più, cioè, se vogliamo, sotto certi punti di vista la stessa cosa, cioè non aver nulla da perdere, perché a guardare i numeri teoricamente è un'impresa impossibile, no? Perché Gladiator non ha mai perso in casa e così avete l'obbligo di vincere. Sì, è così, perché poi alla fine noi in entrambe le partite abbiamo fatto un 3-3 e uno 0-0. Però parliamo anche di un altro allenatore, quando c'era Squillante, che aveva insomma un approccio alle partite che mi sembra un po' diverso da questo attuale. Però al di là di quello, può essere una cosa negativa, però allo stesso tempo ti può anche dare quella convinzione o quella quella spinta maggiore, perché comunque tu la devi chiudere nei 90 più quelli dei 30 successivi, poi ci dovrà essere, per quanto ci riguarda, il risultato solo. Noi non dobbiamo buttarci né a capofitto né tantomeno perdere le speranze laddove dovesse succedere di dover andare sotto, perché in parecchie partite hanno dimostrato di saper rimontare il risultato, parlo dei nostri, anche all'ultimo minuto, all'ultimo secondo addirittura, quindi cioè, non c'è la fretta, e dobbiamo anche fare una partita, secondo me, non dico di attesa, ma sapendo che di fronte abbiamo la seconda in classifica, quindi senza snaturare quello che è la nostra identità, però dobbiamo essere cauti. Il fatto che dobbiamo vincere a tutti i costi non deve spingerci ad andare all'arrembaggio, se no secondo me facciamo un grosso errore. Poi la gestione della partita la vedremo durante il corso della stessa, ma è necessario avere, soprattutto come ho finito il discorso di prima, avere la testa per capire bene il tema della gara, perché può non essere come appare, ecco. E mi riferisco soprattutto all'aspetto tecnico-tattico, quindi loro sono cambiati in alcune cose e anche noi rispetto alle due partite precedenti siamo un po' cambiati. È una partita che va comunque gestita. Non abbiamo l'assillo perché è stata un'impresa, come è ben detto, però standoci dentro ci dispiacerebbe se uscissimo così, oltretutto con una squadra che in tutte e due le partite possiamo dire che entrambi potrebbero avere da recriminare, però non siamo stati messi sotto sul piano del gioco né tantomeno sugli episodi, forse all'andata noi potevamo avere qualcosa in più e loro nel ritorno forse
soprattutto nei minuti finali, hanno sfiorato il gol più di noi, ma nel complesso, in generale, in tutte facendo la somma, mi sembra, secondo me, il mio punto di vista, che le due squadre si siano abbastanza equivalse, quindi i valori anche da questo punto di vista sono più o meno simili, tranne qualche giocatore che conosce meglio la categoria rispetto ai nostri, mi riferisco a Del Sorbo, Manzo, poi per il resto nelle due gare tatticamente come cambiamo, abbiamo... loro sembra che giochino un po' diversi rispetto a prima. Loro giocavano prima un 4-3-3, adesso sembra che giochino invece un 4-2-4, un 4-4-2, 4-4, come lo si vuole a chiamare. Diciamo che rispetto a prima c'è questa voglia di giocare, ecco. Sembra che vadano anche gli inizi del gioco anche da dietro, quindi da due partite, tre, questa parte che sta facendo il nuovo allenatore, insomma, ha dato anche subito una certa impronta, perché rispetto a prima qualcosa è cambiato, non solo da un punto di vista tattico, anche nei giocatori stessi, quelli che prendevano parte all'inizio, adesso alcuni di loro sono stati un po' messi da parte, però è un problema secondario, cioè noi ci dobbiamo concentrare su di noi e basta, tenendo presente quello che fanno e i cambiamenti che hanno avuto, ma noi dobbiamo essere noi stessi e basta. Con vecchio allenatore ovviamente è stata una squadra imbattuta per lungo tempo, con questo allenatore pensi che avrebbero potuto inanellare la stessa sequenza di risultati, per esempio che quello di prima aveva una maggiore copertura tattica rispetto a questo? E prima loro avevano un indirizzo preciso, nel senso che prima facevano arrivare la palla avanti, secondo il modo di fare calcio, e più possibilità forse avevano di arrivare in zona gol, anche perché avendo un centravanti come Del Sorbo, gente come Manzo che può tirare da 25-30 metri indifferentemente e prendere la porta, probabilmente non era neanche sbagliato. Sono punti di vista, modi di vedere il calcio diversamente dal sottoscritto, ma abbastanza molto rispettabili. Però non so se questo allenatore avrebbe avuto, non lo so, è difficile da rispondere. Sicuramente, anche guardando alcune interviste del precedente allenatore, mi sembrava fosse uno che con i giocatori tendesse a mantenere un rapporto che andasse anche un pochettino oltre il semplice giocatore-allenatore, a volte forse anche sforando un po' nei ruoli, così cercava comunque di accattivarsi in maniera benevola, si intende, quelle che possono essere le simpatie, però questo allenatore io non lo conosco, non l'ho mai incontrato, non l'ho mai visto all'opera, però sembra che sia preparato. Poi tatticamente possono cambiare qualcosina, ma fondamentalmente dopo circa 8-9 mesi diventa difficile, insomma, soprattutto in poco tempo, in quello che rimane, stravolgere una certa organizzazione. Però se ci è riuscito, evidentemente ha delle qualità, e in parte secondo me ci è riuscito. Avete dubbi o la formazione? Ce l'ha in testa completamente. Stavolta ce l'ha in testa. Tranne vediamo come sta Micale. E poi nessun, vabbè, centrale difensivo, uno tra Basta e Cassandro. Per il resto credo che le cose siano abbastanza chiare. Ecco, un po' questi playoff, no? Questa nuova avventura che comincia, in cui vi siete tuffati, e che poi voglio dire, che poi serve, no? Per fare una lista, no? per gli eventuali, diciamo, ripescaggi. Quindi è una corsa per tutti voi che partecipate a salire il più possibile, il più avanti possibile, no? O questa è la prossima. Credo che sia l'obiettivo un po' di tutte le squadre. Noi
ci troviamo dentro, come dicevo prima, e secondo me, ora se dovessimo uscire, anche se non, nessuno si deve illudere, però quando ti trovi è giusto che tu continui a provarci, perché sono anche segni del destino, no? Era forse scritto, forse no, che ci dovevamo arrivare noi. È vero anche che il Bicelli ha mollato un po', però come ha detto Agostinone, secondo me delle cose importanti, ha detto però che se noi non avessimo fatto quello che abbiamo fatto non ci saremmo arrivati, quindi avremmo potuto sicuramente seguire la scia del mollare oppure di vivaccare, di fare le cose in maniera superficiale. Invece la cosa più bella è quella che è stata, secondo me, è che proprio loro fino in fondo hanno provato a raggiungere, sospinti anche dall'entusiasmo o comunque dalla necessità o comunque dalla voglia dei tifosi stessi di vederci di nuovo protagonisti in un campionato dilettantistico. Però secondo me è stata una serie di cose, il lavoro nostro fino in fondo, che ci ha la giusta unione di tante cose che messe insieme ci ha portato a questo punto. E secondo me ora noi ce la dobbiamo giocare, non possiamo pensare. Il fatto che non abbiamo l'assillo è vero, però arrivati a questo punto, se dovessimo uscire ci rimarremmo un po' male, perché poi è così. Però al di là di tutto rimane il fatto che è stato un bel campionato, avvincente, emozionante per lunghi tratti, e quindi sono sicuro che faremo una buona partita. Poi il risultato finale dipende da tante cose. Una riflessione volevo fare, e mi ricollego un po' a quella chiacchierata pregladio all'inizio campionato. Voi che avete preso una patata bollente non facile, cioè di partire a Foggia dalla Serie B dopo sconquasso che era accaduto, non era facile. Quindi vi siete assunti voi foggiani anche una bella sfida con una bella responsabilità, insomma. C'era anche tanto da perdere, no? Non solo quelle messe. Però adesso, come dire, avete la possibilità di legare, è già scritto pagine importanti questo momento del posto, però ne puoi scrivere delle altre, e per gli altri magari ci sono delle prime pagine da scrivere, no? Potreste riuscire anche a traghettare un po' da fuori da questo, tra virgolette, un po' incubo come è stato vissuto, insomma, cioè cadere nel dilettantismo. La parola traghettare è una parola che obiettivamente non mi piace molto. No, ho capito, perché quando solitamente si associa, non è forse perché si associa a una persona che fa un lavoro più o meno pulito, e quindi poi alla fine poi gli altri iniziano i cicli e riempiono i giornali, non scrivono la pagina importante, li riempiono. Personalmente mi farebbe piacere che questa città facesse qualcosa, cercando di prendere da ognuno di noi il meglio o forse anche il peggio, chi lo sa, per venire fuori da questo tipo di ambiente che ci circonda, perché l'entusiasmo che abbiamo portato, quel piccolo contributo che abbiamo dato, chiaramente non può essere visto come l'apice di un traguardo, può essere sicuramente l'inizio, e magari scrivere pagine di storia di un certo contenuto che per far rialzare questa attraverso anche lo sport questa città. Io penso che ognuno di noi può fare qualcosa, anche piccoli contributi nel proprio, e non pensare di essere isolati o di essere soli, cioè cerchiamo di una collaborazione un pochettino più ampia, a 360 gradi. Ora forse mi sto uscendo anche fuori tema, ma secondo me a volte ci sottovalutiamo troppo noi qua, cioè il problema è grande, ognuno dice vabbè prima o poi ci sarà qualcuno che lo fa, no, non è così, noi ci dobbiamo fidare un po' di più di noi foggiani, noi tra di noi dobbiamo avere una collaborazione un pochettino più forte, un pochettino più stretta, più come la vogliamo definire. Non so se trovo le parole giuste, però ci deve essere più
credibilità anche quando stiamo, quando lavoriamo uno per l'altro. Invece c'è sempre quest'area di scetticismo, c'è sempre questa, sì, sto fatto che ci dobbiamo piangere, la città è così, purtroppo ce ne dobbiamo andare di qua, ma ce ne dobbiamo andare dove? Per lasciare la città in mano a chi? Allora, per quanto mi riguarda, a me fa piacere aver intrapreso questa avventura e aver scommesso su me stesso e insieme a me coloro che hanno condiviso questa responsabilità. Oggi siamo tutti più contenti di averlo fatto. Inizialmente qualche domanda ce la siamo posta, perché era evidente che potevamo rischiare tutti quanti di andare incontro a delle figuracce. Però se non l'avessimo fatto noi, Foggiani, chi lo doveva fare? E quindi io penso che anche i giocatori che si sono insediati bene in questo nuovo progetto, questo inizio di progetto, questa nuova programmazione, questa transizione da un periodo negativo, da un momento difficile, ad augurarci un momento che sarà più o meno roseo, io sono disposto e siamo stati sin da subito disposti a dare quel qualcosa che potesse poi un lavoro portato avanti dal sottoscritto, ma anche dagli altri, non mi interessa. L'importante è che comunque abbiamo dato inizio ad una nuova vita, non solo da un punto di vista calcistico e sportivo, ma anche sociale e umano. Quindi se saremo noi o saranno gli altri, l'unica cosa che mi sentirei di chiedere è di non buttare all'aria un lavoro comunque difficile, ma dove della gente ci ha messo fatica, sudore, abnegazione e soprattutto forse anche rimettendoci qualche cosa. Questo è un discorso che avrebbe fatto però a fine campionato. Questo noi abbiamo finito il campionato nostro, no, finito. Questo è un altro campionato. Quando farei l'ultima conferenza stanno, questo discorso va bene, però tocchiamo un po' la partita. No, questo è riferito proprio alla partita. Perché i ragazzi, i ragazzi, no, no, io non ho detto, sono stato chiaro che mi, visto che ci troviamo, noi dobbiamo provare ad arrivare in fondo, perché infatti l'ho detto, forse sono andato un po' fuori tema. L'altro giorno Quinto ha detto una cosa secondo me giusta, che sono i grandi, sono quelli di over, i Foggiani over, che devono trascinare durante la partita i ragazzi, perché questi hanno tanta volontà, però rischiano che in una situazione, come dicevi prima, andare sotto, poter avere un problema, hanno bisogno di una guida. Tu sei d'accordo su questa cosa? Cioè, li visti carichi o li ritieni anche responsabili di poter affrontare da solo una gara così? No, è vero, i giovani sono ragazzi che hanno molta voglia, bisogna aiutarli a tirarla fuori e a frenarli quando vanno frenati, però il giovane non va frenato, il giovane va forse, uso una brutta parola, però diciamo gestito, cioè non brutta perché è brutta, perché sennò sembra di gestire una persona, di fare ciò che vuoi, no, non è così. Va aiutato in questo senso, cioè a dosare le forze, non a frenare la sua voglia di fare. È evidente che quella sua voglia di fare può portare anche ad essere precipitosi, a degli errori anche macroscopici, però vanno sollecitati e allo stesso tempo vanno incitati a fare sempre di più, fa niente se sbagliano. I giovani non vanno frenati, per quanto mi riguarda. Poi il percorso che hanno fatto insieme agli over, che sono sicuramente più esperti, forse bisogna stare un po' attenti ai giovani. Sì, ma come ho capito, ma non hanno l'esperienza necessaria per farlo, ma non solo i nostri, tutti i giovani, tranne eccezioni come può essere Tito, che sembra già un veterano nella gestione, non gli devi dire nulla a Tito, Tito sa benissimo quando andare, quando osare, quando fermarsi. Invece i giovani è così, è il bello, forse vanno a mio parere incoraggiati, e sono gli over che si devono gestire, anche perché insomma loro hanno la possibilità di farlo, hanno l'esperienza, quindi credo che sia la seconda volta che faccia il playoff con il Foggia, quindi ho capito lui cosa intende e per certi versi convengo con lui, ma sotto altri aspetti no, credo che il giovane vada utilizzato nella sua pienezza,
anche rischiando di eccedere in qualche errore, secondo me invece va proprio sollecitato ad andare sempre di più. A proposito dei tifosi, c'è grande entusiasmo in città per questi playoff, però la settimana è arrivata un'altra inibizione. Lo ritiene un grosso handicap quello di dover affrontare una gara secca, in trasferta, a eliminazione diretta senza i tifosi al tempo? Sicuramente è un handicap, però noi diverse partite abbiamo sempre giocato senza essere accompagnati dai nostri tifosi. Io l'ho detto anche in un'intervista precedente, ho detto che è la nota amara di questi playoff. Mi auguro che di poterli insieme ai ragazzi avere la possibilità di magari di sostenerci in un'altra partita, chi lo sa, senza perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, ma se ci fosse la possibilità sarei contento anche per quello, perché dargli l'occasione anche a loro di vivere e condividere questo momento felice, secondo me è una penalizzazione troppo grande. Purtroppo i precedenti hanno indotto le persone predisposte a dare esito positivo o negativo a frenarli un'ulteriore volta, però obiettivamente siamo sempre penalizzati, ma già da un po' da questo punto di vista, però contiamo, cerchiamo di andare avanti nella speranza di non averli assenti nella prossima partita, laddove dovesse succedere un'ulteriore impresa. Ci spostiamo avanti giusto di qualche ora, cioè alla partenza, cioè nella partenza riceverete insomma un abbraccio, tipo ah, sì? E purtroppo ci faccio tanto prima perché non te la posso vedere. Noi siamo come i mariti. I famosi mariti. Siamo gli ultimi a sapere. Però ecco, che si abbina un po' il discorso anche di questa festosa accoglienza, bella che avete avuto, no? Dopo gli ultimi blitz e risultati fuori casa. Questo è carburante, insomma, no? È lo stato puro. Energia, spinta, questo entusiasmo che si è riacceso, a me fa solo piacere. Mi verrebbe da dire qualcosa, ma se no sembra che voglio essere sempre troppo modesto e non voglio frenare o non voglio spegnere entusiasmi di nessuno. Quindi secondo me va bene così, è giusto godersi i momenti belli quando ci sono, visto che ne abbiamo passati di brutti, e speriamo che la cosa non finisca qui, perché comunque qualcuno ci rimarrebbe male. Anche noi ci rimarremmo male, però mi piacerebbe che i tifosi insomma continuassero a vivere insieme a noi questi bei momenti di luce o di inizio luce che da un po' non vedevamo. Spero che continui, solo queste sono, è quello che posso dire. Altre parole le ritengo superflue. Sono contento che poi già da 2 o 3 domeniche vengano qui ad aspettarci, insomma, qualcuno non le ha mai vissute, personalmente già ci sono passato, quindi so dove possono arrivare, il calore di Foggia è molto intenso.